Io in realtà non farò un intervento tecnico, perché credo che siano stati abbastanza esaustivi, però più che altro mi interessava spiegare un po' qual è la mia presenza qui, non a titolo personale, ma in quanto rappresentante del collettivo Antigone. Di fatto è stata una coincidenza che l'anno scorso, proprio in questo periodo, noi il 21 e il Comitato per la tutela di Punta Izzo, esattamente il giorno dopo, avevamo organizzato delle attività di sensibilizzazione, possiamo dire, qui ad Augusta. Noi come collettivo Antigone principalmente ci occupiamo di migrazioni, e anche se è l'altro punto di contatto con la causa sostenuta appunto dal Comitato per la smilitarizzazione e la tutela di Punta Izzo è l'ambiente. E rispetto alle migrazioni sono state il punto di partenza, l'incipit proprio del progetto del collettivo Antigone, che è iniziato nel giugno del 2015 e che viene portato avanti con un organico fisso di 4 persone a cui si aggiungono vari fotoreporter oltre a rifugiati o beneficiari di protezione internazionale. Con noi infatti hanno scritto anche ragazzi provenienti dal Costa d'Avorio, dal Mali o dalla Siria, e inizialmente era partito tutto a distanza, cioè io vivevo ancora in Germania, quindi Augusta era l'incipit, il punto di partenza, ma di fatto eravamo dislocati ovunque. Adesso al rientro qui in Italia, qui ad Augusta, avevamo organizzato questa conferenza, diciamo, questo incontro per spiegare alla cittadinanza qual era il progetto, e poi siamo venuti a conoscenza di questa campagna, appunto, di questa raccolta firme. I punti di contatto, come ho già detto, sono appunto migrazioni e ambiente. Attualmente Augusta, più o meno credo dal 2005 ufficialmente, è il principale porto in termini di sbarchi. Quello che abbiamo visto dal 2014 ad oggi è stato ovviamente un aumento esponenziale di arrivi sulle nostre coste. E le attuali cause principali di migrazioni vengono considerate ovviamente conflitti armati e guerre, persecuzioni, quindi ciò che si fa con le armi, e dall'altro lato povertà estrema o endemica e catastrofi naturali legate al cambiamento climatico. Questo per chiudere il cerchio e spiegare quindi il nostro sostegno a questa causa. In termini pratici, ovviamente, per me, io sono cresciuta andando a mare a Punta Izzo, quindi di fatto quando sono venuta a sapere di questa campagna un po' sono rimasta stupita, perché era quello che si diceva prima, cioè siamo assuefatti a pensare che le cose siano state sempre così e saranno sempre così. Quindi mi sono stupita io per prima quando ho capito che in effetti c'era la possibilità di poter recuperare un tratto di costa bellissimo, un litorale ricchissimo fra l'altro di vegetazione, di macchia mediterranea, un piccolo gioiello onestamente incastonato di fronte allo scempio della zona industriale. Quindi personalmente credo che non si tratti soltanto di una campagna che ha un valore pratico, cioè sicuramente lo ha, perché tornare a sparare significa, per esempio, riattivare il poligono significa oggettivamente prepararsi alla guerra, perché nessuna di noi come collettivo Antigone crede alla retorica delle armi per il mantenimento della pace. Cioè le armi servono per sparare, servono per uccidere, e la violenza genera altra violenza, quindi il nostro no da questo punto di vista è netto. Perché quello a cui stiamo assistendo adesso, in termini anche di moltiplicarsi policentrico dei conflitti, è esattamente l'eredità che hanno lasciato anni, decenni di politiche militaristiche scellerate, dal Medio Oriente all'Africa. Quindi riattivare nel territorio di Augusta, quindi primo porto di sbarco, quindi primo porto di accoglienza anche, riattivare un poligono militare e riprepararsi alla guerra, cosa che forse non hanno smesso mai di fare, però noi adesso lo possiamo sapere, ecco, significa lanciare un messaggio chiaro. Cioè Augusta, piuttosto che optare per diventare simbolo di pace, di integrazione, di accoglienza e anche di presa di consapevolezza, perché le migrazioni non sono un fenomeno che noi possiamo fermare, non decidiamo di alzare i muri e così pensiamo di risolvere la situazione. No, dobbiamo veramente cambiare tendenza, quindi
dire un no secco alla riapertura del poligono e partecipare a una campagna che si impegna a tutelare in qualche modo anche la pace oltre che il paesaggio, per noi è stato di indubbio. Rispetto all'ambiente è chiaro sia il collegamento appunto con rifugiati ambientali e cambiamento climatico, ma soprattutto è importante sottolineare che avrebbe un valore enorme il fatto di per la cittadinanza vedersi restituire quel tratto di mare lì, quel tratto di costa, perché è vero, siamo molto assuefatti, siamo molto abituati al fatto che le cose siano così e non cambieranno mai. La domanda che però non ci facciamo è: ma io cosa ho fatto per cambiarle? Io in che modo mi sono impegnata o impegnato affinché quella situazione che non mi piace potesse prendere una piega migliore? Cioè, ci lamentiamo che ci viene tolto tutto, ci si lamenta, io parlo anche per come dire, altre persone della mia età, ragazzi della mia età, che non ci siano spazi di aggregazione, che non ci siano spazi, aree verdi, che non ci sia, che manchino proprio luoghi di incontro. Però poi manca anche l'impegno pratico a crearli. Quindi è per questo che noi come collettivo, e io a titolo personale oltre che collettivo, ho deciso di sostenere questa causa, perché oltre appunto dal punto di vista pratico mi sembra importantissima da un punto di vista simbolico, proprio come esercizio di libertà, esercizio che ci aiuti a capire che possiamo cambiare le cose, che la società civile ha un potere enorme che è fatto di parole, di proteste pacifiche, ma noi abbiamo un peso, non è vero che non contiamo. Cioè il segreto militare è molto semplice, è un escamotaggio facilissimo, solo che se nessuno lo contesta si va avanti. Cioè ieri io passeggiavo vicino le saline, sono tornati i fenicotteri bianchi, ma dico, ci immaginiamo una ricchezza naturale del genere, oltretutto una resilienza della natura del genere, perché nonostante siano anni e anni che la nostra zona viene completamente devastata dal punto di vista ambientale, ancora la natura resiste. E perché non resistiamo anche noi? Rispetto al discorso esercitazioni di guerra, quello che sempre a nome del collettivo noi abbiamo notato, diciamo, il motivo per cui ci siamo impegnate a seguire la causa è stato proprio questo, cioè a livello statistico, quindi senza nessuna polemica, però Augusta viene associata alla Marina Militare. Cioè io anche quando ero in Germania si sapeva che era migranti e Marina Militare. Quindi anche il discorso delle esercitazioni, delle attività militari, tutto questo è anche una scelta, vale a dire non c'è nella città di Augusta un equilibrio, c'è assolutamente una sproporzione che fa pendere la bilancia verso il militarismo, ecco, verso una tendenza alle armi, cosa che per noi è pericolosa. Cioè non c'è la stessa attenzione e partecipazione sia da parte dei cittadini o comunque delle istituzioni ad attività pacifiche, non c'è la stessa, come dire, la stessa cura nell'incentivare esercitazioni di pace a fronte delle esercitazioni di guerra. E credo che, visto il mondo in cui viviamo, per quanto mi riguarda è molto più utopistico pensare di mantenere in vita questo pianeta continuando a fare guerre, missioni di pace, guerre per il mantenimento della pace, il peacekeeping, tutte queste cose, è assolutamente utopistico. Cioè oramai noi cosiddetti pacifisti prima avevamo visti come dei sognatori un po' così alla buona, che vabbè sognano la pace. Ma la pace non è più un sogno, la pace è un'esigenza, perché ed è diventata una priorità, e noi lo vediamo ogni giorno proprio essendo non solo avamposto di guerra, perché la Sicilia è sempre più militarizzata, sempre più colonia di chi ci ha liberato a suo tempo, e questa eredità pare che non ce la possiamo mai togliere di dosso, ma soprattutto veramente non c'è un impegno alla pace. Cioè i migranti sbarcano, sono un problema, diventano una scusa di propaganda politica, dopodiché scompaiono alla nostra vista. Quindi gli avanzi delle guerre che si creano con le armi
o delle catastrofi naturali che si creano con la totale incuria delle questioni ambientali, arrivano ma scompaiono ai nostri occhi. Quindi c'è questo cortocircuito tra le cause che generano le migrazioni, quindi armi e cambiamento climatico, e le conseguenze. Le conseguenze per noi sono solo un fastidio. I migranti spesso e volentieri sono visti come un fastidio. Quindi anche per questo abbiamo deciso di sposare questa causa, perché ci teniamo, a fronte della narrativa sulla pace o delle armi che mirano alla pace, noi vogliamo una pace netta, fatta di dialogo, di incontro di culture, e le nostre armi saranno sempre libri, penne, parole e testimonianze.